Uno, la preparazione alla vita. La preparazione a disposizione migliore della preghiera si trova in una impostazione di cristiana della vita e del compimento fedele dei doveri del proprio stato. Non basta mettere l'impegno a pregare bene nel momento esplicitamente riservato alla preghiera. Mi metto lì, stringo gli occhi, trattengo il respiro e così trovo il Signore. Sono tutte illusioni. La preparazione alla preghiera è la vita. Abbiamo detto che è indispensabile decidersi per Dio. E questo significa sforzarsi di vivere cristianamente, cominciando con l'eliminare ciò che dispiace a Dio e impedisce la unione con Lui, cioè il peccato. Non solo evidentemente il peccato grave, ma anche i cosiddetti peccati veniali, pienamente deliberati, che sono sempre un modo per esistere e sottrarsi all'azione dello Spirito. Quello che ostacola enormemente il nostro rapporto con Dio non sono le nostre insufficienze e quotidiane debolezze o mancanze, dal momento che egli conosce bene la nostra povertà e miseria, ma l'indifferenza, o peggio, l'affezione o attaccamento ad esse. Quando cioè le accettiamo e ripetiamo con superficialità e noncuranza, senza nessun sincero sforzo di eliminarle, o addirittura le coltiviamo per soddisfare la nostra pigrizia e il nostro egoismo. Quello che dispiace a Dio è il peccato, sia pure leggero, quando esso costituisce un comportamento abituale, tranquillamente mantenuto come proprio modo normale di essere, che non ci si impegna a cambiare, quando dunque si antepone consapevolmente la propria volontà o capriccio alla volontà del Signore. Per piccoli che siano dei peccati avvertitamente voluti, si degni Dio di preservarci. Che vi può essere di piccolo nell'offesa di una maestà così grande, i cui sguardi sono sempre su di noi? Con questa considerazione il peccato è già fin troppo premeditato. È come se dicessi: Signore, io so che questo vi dispiace, capisco che mi vedete, ne sono pienamente convinta, ma lo voglio fare ugualmente. Amo meglio seguire il mio capriccio, il mio appetito, che la vostra volontà. È un peccato di alfatta, sarà piccolo? Io? Per me non lo credo. Per leggero che possa essere come colpa, io lo trovo grave, grave assai. Cammino 41.3. Le mancanze anche dolorose di pura fragilità, forse il Signore le permetterà nella nostra vita fino alla morte, perché ne abbiamo bisogno per mantenere la consapevolezza della nostra miseria. Però se queste mancanze non sono volutamente scelte, se non sono amate ma piuttosto subite, allora non impediscono il nostro cammino verso il Signore. L'ostacolo fondamentale all'azione dello Spirito Santo che vuole realizzare la nostra comunione con il Padre in Cristo Gesù è, come detto, una volontà che consapevolmente e positivamente si sottrae a Lui. E questo va ribadito non solo nelle cose gravi, ma anche in quelle leggere, che sono pur sempre cose che Dio non può volere. Gesù ha chiaramente affermato che non si possono servire due padroni. Non ci si può avvicinare al Signore se non ci si allontana da ciò che è a Lui sgradito. È come se un oggetto di ferro venisse a trovarsi tra due calamite. Quanto più si avvicina all'una, tanto meno sente l'influsso dell'altra e da essa si distacca. Il peccato veniale, scelto e voluto, può essere pienamente deliberato e cosciente, costituisce un ostacolo insormontabile all'avanzamento della vita spirituale. Non dico che si perde lo stato di grazia, ma certamente non la si vive e perciò non la si accresce. I frutti che dicono la grazia in atto, cioè una vita di fede, di speranza e di amore, vengono a mancare. In un certo senso la grazia viene sterilizzata, si cade nella tiepidezza e nel torpore, si può raggiungere una stasi tale da essere molto vicina alla morte. È il vizio dell'accidia, che costituisce una terribile malattia dell'anima, perché le cose spirituali che non esercitano più alcuna attrazione, anzi, finiscono col dare fastidio. Chi si adagia in questo vizio sta, in un certo senso, nel male, e questo male gli impedisce di vedere e di beneficiare di tutto ciò che è bene spirituale, il quale finisce con non esercitare più alcuna attrattiva. A questo punto parlare di ricerca e di dialogo, cioè di preghiera, con Dio non ha alcun senso.
oltre a lottare contro il peccato, è necessario poi fare tutto il possibile per evitare la dispersione e la superficialità, visto che siamo succubi dei mezzi di comunicazione e continuamente sollecitati in tutte le direzioni. Si è informati un po' su tutto e non si conosce veramente nulla. Si vuole fare o esprimere un po' tutto e si finisce con non impegnarsi in niente. Tutto ciò si traduce in una vita superficiale ed esteriorizzata. Viviamo di immagini e di sensazioni che toccano solo la superficie del nostro essere e la sua dimensione esteriore. Si perde perfino la consapevolezza che abbiamo una vita interiore da vivere e coltivare. L'assorbimento totale o quasi esclusivo negli interessi mondani non permette la libertà del cuore e rende sempre meno disponibili al richiamo ed attrazione dei beni spirituali e divini. Chi si lascia andare a tutte le curiosità e sollecitazioni esteriori non solo non sarà capace di pregare, ma non ne sentirà mai alcuna voglia. È pur vero che anche chi prega sarà sempre soggetto a cadute di fronte alle tentazioni e spesso resterà irretito e come prigioniero delle cose di questo mondo, ma proprio per questo dovrà, senza scoraggiarsi, continuare ad imporsi una ordinata regola di vita e un serio impegno ascetico. Bisogna soprattutto nutrire in modo costante un sincero desiderio di Dio, di cui parlavamo prima, sapendo che a Lui siamo destinati e che Lui solo, nel possesso e comunione con Lui, la nostra vita acquista un senso e raggiunge la sua pienezza. Nella misura in cui questo si realizza, si sta già vivendo una forma iniziale ma reale di preghiera. In caso contrario, cioè senza desiderio di Dio e della provvidenza, è difficile fare un discorso sulla preghiera. Ci manca in un certo senso il presupposto, perché uno non si mette seriamente a cercare ciò che non desidera. Con ciò non si vuol dire che per cominciare a pregare bisogna prima cambiare vita, perché solo se si prega si ottiene la forza per cambiare e migliorare la vita. Si vuol solo dire che se si intende vivere la preghiera come tratto di amicizia col Signore, bisogna cercare di conformarsi a Lui. L'amicizia infatti o trova simili o rende tali. Se ciò non si verifica, essa si scioglie. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. 1 Giovanni 2,6. Preghiera e vita vanno insieme e si richiamano a vicenda. Il modo migliore per diventare simile ad una persona è quello di frequentarla. D'altra parte, per poter frequentare una persona bisogna avere con lei qualche somiglianza, almeno a livello intenzionale. Tutto quanto detto significa impegno a eliminare gli ostacoli che impediscono il desiderio e la ricerca del Signore, la riflessione e il ritorno in se stessi. In sintesi, chi vive una vita disordinata e non è determinato ad uscirne non può pregare. Chi vive una vita ripiegata su se stesso e pensa solo ai suoi interessi non può pregare. Chi vive una vita piatta, abitudinaria, distratta e superficiale, senza slancio e senza vero desiderio di incontrare il Signore, non può pregare. Chi va alla preghiera per compiere un dovere da cui liberarsi adempiendolo, non può pregare.